dal Vangelo di Giovanni. In quel tempo Gesù disse a Nicodemo: «Come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che sia innalzato il Figlio dell'uomo, perché chiunque crede in Lui abbia la vita eterna. Dio, infatti, ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito, perché chiunque crede in Lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna. Dio, infatti, non ha mandato il Figlio nel mondo per condannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di Lui. Chi crede in Lui non è condannato, ma chi non crede è già stato condannato, perché non ha creduto nel nome dell'unigenito Figlio di Dio. E il giudizio è questo: la luce è venuta nel mondo, ma gli uomini hanno amato più le tenebre che la luce, perché le loro opere erano malvagie. Chiunque infatti fa il male odia la luce e non viene alla luce perché le sue opere non vengano riprovate. Invece, chi fa la verità viene verso la luce, perché appaia chiaramente che le sue opere siano state fatte in Dio». C'è qualcosa di paradossale, di incredibile, ma nello stesso tempo al quale prestiamo certamente fede perché ha valore nella parola che oggi Gesù ci rivolge. C'è qualcosa di paradossale nell'affermazione: come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che sia innalzato il Figlio dell'uomo. La rivelazione di Gesù di volgere a Lui lo sguardo, volgeranno lo sguardo, dice la Scrittura, a colui che hanno trafitto, fa riferimento il volgere lo sguardo al Cristo innalzato come il serpente nel deserto da Mosè, all'episodio in cui i giudei avevano fatto riferimento, avevano dato fiducia a una sapienza che non veniva da Dio. Avevano prestato ascolto ai loro ragionamenti interiori, avevano chiuso le orecchie a Dio. C'è qualcosa di incredibile, di paradossale in questa affermazione di volgere lo sguardo a Cristo crocifisso, cioè a qualcosa, a qualcuno meglio, di fronte al quale invece ci si dovrebbe coprire la faccia, tanto è costretto a vergogna quell'uomo nudo sulla croce. Eppure Dio ci salva in questo modo paradossale, incredibile. Occorre volgere lo sguardo a Gesù crocifisso. Occorre volgere lo sguardo a tutte quelle situazioni che ci sembrano vergognose, infime, ai maltrattati, ai disagiati, ai crocifissi della storia, perché proprio lì Dio ama rivelarsi. Si salveranno coloro che guardano il trafitto Gesù, i trafitti della storia. Nel crocifisso Gesù, il segno di una fede incredibile, paradossale, ma nello stesso tempo di una fiducia che non possiamo negare all'uomo che è stato trafitto a causa dei nostri peccati. E la parola di Dio ci viene in soccorso quando oggi, in questa quarta domenica di Quaresima, ci dice che la luce è venuta nel mondo, ma gli uomini hanno preferito le tenebre alla luce. La parola di Dio ci viene in aiuto quando, sì, è vero, sembra paradossale che Dio ci salvi in Cristo Gesù crocifisso, ma nello stesso tempo la parola rivela: Dio ha tanto amato il mondo da mandare il suo Figlio unigenito, perché chiunque crede in Lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna. Dio non ha mandato il suo Figlio nel mondo per giudicare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di Lui. Ed è quello che il popolo cristiano ha sempre compreso guardando alle immagini di Gesù crocifisso. L'immagine più diffusa fra tutte le immagini cristiane: non c'è casa, non c'è fedele che non si segni con il segno della croce, non c'è chiesa che non abbia un crocifisso. È il segno della nostra fede. Il segno di una fede paradossale e incredibile, ma dalla quale non possiamo privarci di prestare ascolto, attenzione, obbedienza. Il Signore vi dia pace.